Graziani dal canto suo poi sicuramente cercherà di ritornare a quei livelli che fino a qualche anno fa riusciva a giocare. Là davanti segna e fa segnare. Apre spazi e chiude per primo sui difensori che cercano di impostare il contrattacco. Corre e si danna l'anima, facendo ciondolare i capelli, che sono ancora lunghi e fluenti. Si dichiara pronto a tutto, ma non attraverso parole di circostanza date in pasto ai tifosi. Lascia che sia il campo a parlare. Efficace e generoso. Perfetto interprete dello spirito granata che alberga nel suo cuore e nella sua mente. Idolo della maratona, che vede in lui il perfetto giocatore del Torino, quello che deve sputare sangue per tutti i 90 minuti della gara e che deve essere pronta a ogni evenienza, anche al sacrificio, pur di tenere alta la bandiera del Toro. La mia professione, la professione di tutti i calciatori che ogni domenica alle 3 in punto scendiamo in campo per questo, per dare agli sportivi e alla gente che ci vengono a vedere un certo tipo di spettacolo. Non ha dimenticato il popolo granata l'episodio di 2 anni prima, quando in pieno duello a distanza con i cugini bianconeri, il Torino è ospite del Genoa e non può permettersi di perdere. La gara con i rossoblù, però, prende una brutta piega. I padroni di casa vanno in vantaggio nel primo tempo e mettono paura ai granata che reagiscono, ma non riescono a raddrizzare una partita sempre più in salita. Ecco allora il gesto coraggioso di Graziani, che si immola contro i pugni alzati del portiere avversario Girardi per consentire al gemello Pulici di segnare il sospirato gol del pareggio. Il naso di Ciccio è mal ridotto, a malincuore esce dal campo. Ma la domenica successiva, che per un curioso scherzo del destino vede ancora il Torino giocare a Genova, stavolta contro la Sampdoria, Graziani è già al suo posto, al centro dell'attacco. La voglia di giocare è più forte del dolore. E spinto da una forza e da una generosità eccezionali, Ciccio segna non uno, non due, ma addirittura 3 gol. Una tripletta decisiva per la vittoria esterna, che significa ancora primo posto in classifica e permette di continuare a sognare. Questo è Ciccio Graziani, un uomo dal cuore grande, portiere per una notte in Coppa dei Campioni per ovviare le mattane di Castellini e capace di mantenere inviolata la sua porta. Nel calcio secondo me conta moltissimo quello che fai e niente quello che hai fatto praticamente. Questo è Graziani, centravanti nato quasi per caso dopo le prime apparizioni in granata con il numero 7 e poi scopertosi perfetto incastro di Paolo Pulici, detto Puliciclone, con il quale per anni costituisce l'allegra coppia dei gemelli del gol. Dove lui è quello che apre gli spazi, porta via i difensori e si prende pure un sacco di legnate, a tutto beneficio del gemello Pulici. E mentre fa tutto ciò, senza tanto lagnarsi, Graziani trova anche il tempo di segnare e dopo il gol, ancora fiato, per correre a ricevere gli abbracci dei compagni. Francesco Graziani è uno dei migliori prodotti italiani dell'ultima generazione. È un attaccante forte, completo, intelligente. Dispone di una notevole grinta. Nel derby l'ho visto arretrare in difesa, aiutare i propri compagni.